una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo in compagnia di mister Ezio Raciti. Arriva una sconfitta per il suo Siracusa, però che bella vedere il secondo tempo di questo Siracusa attaccare la Juve Stabia in casa propria. Juve Stabia prima in classifica, è stata una prova d'orgoglio. Purtroppo si va a mani vuote a casa, però può essere questo uno stimolo per questo girone di ritorno. Sì, sicuramente era difficile fare punti qua, lo sapevamo. Abbiamo forse subito un po' più di quanto previsto il primo tempo, siamo usciti bene il secondo perché abbiamo coperto meglio tutto il campo. Era importante comunque riconfermare la buona prestazione che avevamo fatto col Monopoli, e devo dire che i ragazzi non si sono risparmiati, hanno dato tutto, e oggi abbiamo anche continuato a costruire mattone su mattone anche un'identità di squadra che è importante. Ecco, è arrivato Tiscione, arriverà tra poco anche D'Alessandro per il giro di ritorno, dovrebbe essere pronto, se non le voci mi dicono questo, il portiere. Ma ecco, alla fine da questo mercato che cosa chiede Ezio Raciti? No, io non chiedo niente. Noi abbiamo Antonello Lanieri, che è l'uomo mercato, che credo che non è necessario che lo presenti io. In Italia si sa che per questa categoria è il top. Sicuramente farà il mercato per come deve essere fatto. Io non mi attacco a queste cose perché sono delle giustificazioni, delle scuse che non accetto. Oggi prima della partita sentivo dire: ah, ma ne mancano 4, ne mancano 5. Sì, è vero, ne mancavano 5, però sarebbe un torto menzionarli, perché i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato tutto. Bisogna fargli solo un plauso, e sono sicuro che stiamo cominciando a costruire qualcosa. Ecco, in queste due partite iniziali, Juve Stabia e adesso Catania, ci saranno 20 giorni per prepararla. Possiamo dire che è un po' lo spartiacque questo Siracusa per questo avvio del girone di ritorno. Ma se consideri che abbiamo incontrato prima il Catanzaro, poi il Monopoli, che è la squadra che in questo momento forse sta meglio di tutti. La Juve Stabia, che avete visto, già conoscevate, lo sapevamo anche noi, è un rullo. Devo dire che l'importante appunto è essere sempre in partita fino alla fine, non perdere fiducia. Era una squadra un po' sfiduciata, hanno ripreso fiducia, hanno voglia di lottare, e ripeto, stiamo costruendo piano piano, mattone su mattone. Strano dirlo alla prima del giorno di ritorno, però purtroppo è così, stiamo costruendo mattone su mattone quello che possa venire, poi si vedrà, però sono sicuro che qualcosa di positivo possiamo farlo. Ecco, in questo periodo ci sono squadre che fanno richiami di preparazione, fanno altre cose. Lei come ha pensato di far trascorrere? Ci saranno ovviamente le meritate riposo anche per loro, però su che cosa si baserà adesso il suo lavoro? Ma questa sosta viene per noi ben accetta, perché abbiamo appunto 4-5 elementi fuori che stanno poco bene. Oggi all'ultimo minuto anche Palermo ha avuto la febbre, Tuninetti attacchi intestinali. Diciamo che recupereremo tutte le nostre forze, lavoreremo per prepararci allo sprint poi importante.